Ciao ragazzi, cosa stiamo suonando? Stiamo suonando un intreccio fra accordi maggiori e accordi minori, fra scala di La minore e scala di La maggiore, perché oggi voglio proprio parlare di questo concetto, la differenza fra accordo maggiore e accordo minore nel CAGED, quindi lo riproponiamo per l'ultima volta con un dettaglio in più, cioè il nostro accordo di base deve essere per forza così? No, l'accordo di base può anche avere una sembianza minore. Allora, qual è la differenza fra un accordo maggiore e un accordo minore? Il terzo grado, cioè un'unica nota all'interno dell'accordo che cambia di posizione e l'accordo diventa minore. Vediamo quali e scorriamo tutte le posizioni. Posizione di Do, la nota è il Mi, questa qua. La sposto indietro in questo modo. Ecco che ottengo l'accordo di Do maggiore. Di Do minore, volevo dire. Questo è Do maggiore. Do minore. Do maggiore. Do minore. Altro accordo. Forma di La. Ecco qua un La maggiore, conosciutissimo, questa è la sua forma, posso anche prenderlo con il dito intero così, per avere a disposizione le altre dita per suonare altre note, però la forma, diciamo, più conosciuta di base è questa. Qual è la nota che spostandola trasforma l'accordo in minore? Questa, che è la terza dell'accordo, sempre la terza dell'accordo sarà, come vedremo. Il Do diesis diventa Do. Ed ecco che viene fuori un altro accordo conosciutissimo che si chiama La minore. Solo con questo concetto, con questo esempio, adesso vorrei che si capisse bene qual è la differenza e perché il La minore ha questa forma e il La ha questa. Perché c'è un'unica nota che cambia di posizione e si ottiene l'accordo minore. Poi, C, A, G, accordo di Sol. Qual è il terzo grado in questo accordo? Eccolo qua. Il nostro terzo grado è il Si, che se lo sposto indietro mi diventa Si bemolle. Quindi Sol maggiore, Sol minore, spostando indietro il terzo grado. Posso anche fare così, che comunque mi suona come Sol. Non c'ho bisogno di premere questa. Mi basta di suonarlo anche in questo modo. Questo è un accordo anche che si può trovare all'interno di brani o canzoni, o se non si trova, si usa noi. Poi abbiamo un altro accordo, C, A, G, E, accordo di Mi. Famosissimo accordo, questo, dove è la terza maggiore? La terza maggiore l'abbiamo qua, in questo punto. È un Sol, è l'unico punto in cui troviamo la terza maggiore. Quindi, per ottenere l'accordo minore, basterà togliere il dito indice. Ed ecco ottengo il mio accordo minore. Voglio l'accordo maggiore di Mi, e allora premo di nuovo la terza, che è qui, situata sulla terza corda. E torna un accordo maggiore, minore maggiore, minore maggiore, ok? Caged, a ultimo accordo di Re. Per ottenere un Re minore devo trovare il terzo grado e spostarlo di mezzo tono indietro. Primo grado, qui ho il quinto, qui ho il primo di nuovo, ecco il terzo, è un Fa diesis, il nostro primo grado. Quindi il nostro terzo grado lo sposto indietro e diventa un Fa, e il Fa è proprio l'accordo che mi permette, la nota che mi permette di ottenere un Re minore. Re minore, Re maggiore, Re minore, Re maggiore. Piccolo ripasso, Do maggiore, Do minore, Caged,
quindi la forma di base maggiore e minore. La maggiore, forma di A, La minore, Sol, Sol maggiore, sposto, Sol minore. E, forma di Mi maggiore, minore. Forma di Re maggiore, minore. Ecco i passaggi tra maggiore e minore nelle forme base del Kajet. Ciao ragazzi, alla prossima!